Buongiorno a tutti, ciao a tutti da Francesco Nano, bentrovati in scuolasuono.it, bentrovati in Scuolasuono Summer Productive, che anche oggi vi propone una nuova chiacchierata con un professionista del settore, e in questo caso è un piacere dare il benvenuto a Eddie Cavazza. Ciao Eddie. Ciao a tutti, ciao Francesco. Allora Eddie, tu sei un produttore? Lavori tra l'altro con una persona che abbiamo già intervistato, una persona d'oro che assomiglia molto a Gesù, tra l'altro. In effetti lavora con te, quindi è molto anche paziente. Stiamo parlando di Giuseppe Vassio. Voi avete un'attività assieme, lavorate in studio assieme. Il vostro sito di riferimento lo vuoi dire tu, così non ci sbagliamo? www.dysfunctionproduction.com. Perfetto, ok, quindi lo segnaliamo in ogni modo e maniera. Fate delle produzioni che suonano, veramente. Mi sono fatto un giro sul vostro sito e fate audio ad altissimi livelli qualitativi, oltre che di compressione, che di loudness. Che dire, Eddie? Allora, raccontaci un po' di te. Che cosa fai tu? Che lavoro fai? E qual è stata la tua formazione professionale o comunque le esperienze che ti hanno portato oggi ad essere il professionista che sei? Parliamo un po' della tua storia, per sommica. Ok, allora, credo sostanzialmente di avere un percorso tutto sommato comune, nel senso che inizio a lavorare con il computer, quindi con i software, con le tecnologie di registrazione per home recording, per colmare una lacuna comunicazione con gli altri. Non avendo all'epoca, e non che oggi sia un gran lettore di partiture, però non avendo la capacità di leggere e di scrivere musica, mi veniva comodo, sto parlando dei miei 20 anni, quindi parecchio tempo fa. Quanti anni hai adesso, Eddie? 37. Ah, non si direbbe però, hai più capelli di me, che ne ho 6 meno di te. sono finti. ho cominciato da ragazzino perché mi veniva molto comodo spiegare le mie idee facendole sentire, quindi registrandomele, piuttosto che scrivere le sigle degli accordi o il tema in partitura o cose del genere. Quindi dovendo parlare con altri musicisti che erano incompetenti quanto me nel linguaggio musicale della scrittura musicale e della partitura musicale, veniva a tutti più comodo registrare l'idea, farla sentire, di modo che ognuno potesse contribuire, no? Portare il proprio contributo al brano in questione, lavorando su un computer, quindi su un registratore, su una multitraccia digitale. Grandiosa sta cosa, quindi voi partite... Siamo partiti così. Penso che la maggior parte delle persone oggi che prendono in mano questo tipo di... prendono questa direzione, partono in questo modo, no? Cominciano elaborando qualche loro idea, facendolo sentire a qualche loro amico che magari suona con loro, di modo da poter avere uno scambio, e ovviamente usando il mezzo che oggi segna la nostra generazione, segna i nostri tempi, che è il computer. Non è più la carta e la penna, quindi non è più il pentagramma, ma è un portatile, un software. Tu cosa suonavi, la chitarra? Io suonavo la chitarra e tutto. Visto che hai anche un basso là dietro, se non ho visto male. Purtroppo mi capita di dover ampliare le ottave di quello che faccio con la chitarra, e quindi uso lo strumento di serie B, che è il basso. Ecco. Però suono malino tutte e due, ecco. mi serve per... come dire, per la scrittura fondamentalmente. Io uso la chitarra, uso il pianoforte, uso strumenti armonici fondamentalmente per scrivere brani che poi vengono elaborati dal punto di vista del design sonoro sulla macchina, quindi sintetizzatori, chitarre elettriche piuttosto che acustiche, dopo che il mio impianto strutturale della canzone è già formato e nasce quasi sempre qua sopra o su un pianoforte. Quindi stiamo parlando di preproduzione, se non ho capito male. Vai già in multitraccia a fare questo impianto, diciamo? Ovviamente prima di songwriting, quindi
chitarra, pianoforte, un foglietto per segnare un passaggio armonico, per avere una canzone, quindi per avere la strofa, il pre-ritornello, il chorus cosiddetto, il ritornello, il bridge, quindi per poter sostanzialmente avere tutto l'impianto del brano, ok? E poi da questa come dire, bozza musicale si passa al computer, quindi a scegliere la durata, a scegliere il BPM, a scegliere che tipo di strumenti far suonare, che vestito dare al brano, preproducendolo, quindi non arrivando alla produzione completa, quindi al mix e tutto quanto, ma per avere la canzone in brutta copia, diciamo, chiamiamola così, in brutta copia del brano, che nel metodo mio di Dualize viene poi ricalcato in bella, esattamente come si può fare con un disegno, ricalcato in bella, perché si usano convertitori di alta qualità, perché si usano quindi delle chitarre migliori e non delle si usano degli ampli seri, eccetera, dei microfoni buoni, eccetera, eccetera. Tutto questo non è utilizzato in una preproduzione, dove uso un pod, dove uso delle batterie programmate, eccetera, eccetera. Però alla fine ci siamo allontanati da quella che è stata un po' la tua storia, quindi se vogliamo terminare almeno quell'argomento, poi passiamo al successivo. Torniamo alla mia storia. Sostanzialmente dall'utilizzare una qualsiasi piattaforma software multitraccia, diventava sempre, per quanto mi riguarda, diventava sempre più avvincente avvicinarsi all'idea che si ha in testa, quindi si migliora nell'utilizzo di questi software, si provano strade, si cerca di rendere l'idea sempre più chiara per chi la deve ascoltare, quindi magari non più per un mio amico ma per un professionista a cui mi rivolgo, eccetera eccetera, tant'è che nel mio caso, suonando, ho avuto la fortuna di far arrivare del materiale nelle mani di alcuni musicisti molto bravi inglesi, che mi hanno offerto in qualche modo di collaborare con loro, e da lì, avendo il loro, come dire, consenso nel mio modo di fare le cose, ho pensato bene che potesse essere una possibilità lavorativa per me, e quindi ho cominciato con Giuseppe questa avventura di produrre, di non dover più spiegare le mie idee ai miei compagni musicisti, ma di tradurre le idee dei musicisti in musica tramite lo stesso sistema software, e quindi prima l'home recording e poi gli studi, come dire, un po' più ampi, ecco. Quindi è interessante, molto interessante secondo me, vedere come tu in questo momento stai lavorando a livelli altissimi, comunque professionali, di calibro internazionale se non altro, però sei partito come musicista, se non ho capito male, autodidatta. La tua scuola immagino sia stata ascoltare vagonate di musica e poi cercare di tradurre, ma poi empiricamente, praticamente, le tue sensazioni in musica, no? Quindi non sei un musicista studiato, un arrangiatore studiato, sei uno che si è fatto dal basso. Diciamo che gli arrangiamenti sono già sui dischi, nel senso, bisogna conoscere molti dischi e comprendere le soluzioni che i musicisti adottano per risolvere i problemi, tra virgolette, di scrittura del brano, come escono e come riescono a mantenere in piedi un brano, le diverse tecniche, i diversi, tra virgolette, trucchetti di mestiere a volte, che i produttori o i musicisti utilizzano nei loro brani per risolvere i problemi sostanzialmente d'ascolto, cioè di mantenere un brano, di catturare l'attenzione di un ascoltatore dall'inizio alla fine di un brano, quali sono le tecniche, quali sono le strategie, gli stratagemmi che ti permettono di avere quelle dinamiche che ti permettono di rimanere attento per 3 minuti, 4 minuti, 10, 20 davanti a due cassettine o davanti a una cassa di un portatile. È una
una sfida sostanzialmente, perché ti puoi immaginare da una cassa non c'è nulla che accade intorno a te se non aria che si sposta, quindi e quindi lo studio degli arrangiamenti nel mio caso deriva proprio dall'ascolto dei dischi, cosa fanno determinati musicisti, cosa fanno determinati produttori, cosa fanno determinati compositori per mantenere l'attenzione, per lanciare il brano, per aprirlo, per chiuderlo, come usano gli strumenti, quali colori, quali timbri in questo caso, per avere maggiori dinamiche, per farle crescere o per farle diminuire a seconda del climax del brano, eccetera, eccetera. Insomma. Quindi sicuramente buona parte di questo aspetto nel mio background deriva dagli ascolti e non dai libri, anche se ho affrontato diverse letture, da autodidatta, ma diverse letture per quanto riguarda la composizione. Ecco. Quindi ci sono manuali di armonia, ci sono manuali di composizione, ci sono manuali di arrangiamento molto interessanti, ma in buona parte il mio background personale deriva dall'ascolto. C'è qualche testo che ti sentiresti di consigliarci? Manuale di armonia di Schoenberg e Armonia del XX secolo di Persichetti, giusto per avere nozioni dei sistemi armonici, di come si arriva a scrivere, di come si arriva a cambiare la tonalità, di come si arriva a rientrare in una tonalità, di come si elude la tonalità e di quante sono le tecniche e che mutamenti il tempo ha portato nel modo di percepire la musica, di come si usciva dalla tonalità nell'Ottocento e di come usciamo ora. Sono diverse cose interessanti, forse è meglio non entrare troppo nel merito dei sistemi armonici, però avere diciamo competenze di questo, dalla musica pastorale alla musica dodecafonica ai metallica, per come cambia le tonalità loro, è sicuramente un aiuto dal momento in cui tu hai materiale sonoro di diversi musicisti di diversa estrazione e tu devi tradurre il loro pensiero in musica. Ecco, quindi rifarsi alle diverse scuole di pensiero è quantomeno un aiuto, ecco, non si è ciechi. Quindi si potrebbe definirti come un trasduttore, tu sei un trasduttore, da energia musicale a suono proprio, a segnale elettrico, o beat. Credo forse erroneamente che il lavoro del produttore sia di fatto questo, non facendo dischi per me stesso, quindi non scrivo da solo, non arrangio da solo e non ascolto solo io, mi viene spontaneo credere che non debba far altro che aiutare il musicista che viene a lavorare con me, aiutarlo nel trovare la sua linea musicale. Perché non sempre i musicisti, i bravi musicisti, talentuosi, con personalità, hanno dimestichezza con la totalità degli argomenti, no? Quindi c'è chi ha un buonissimo timing, un buonissimo riffing, una capacità melodica ed espressiva molto alta, però gli manca, come dire, l'aspetto più legato all'armonia o più legato ai timbri. Perché magari non ne conosce gli utilizzi, perché magari scrive le proprie canzoni legato alla chitarra acustica e oltre a quello non va, quando magari poter arrangiare un quartetto d'archi su un ritornello aiuta tanto il pezzo a stare su. Quindi, come dire, ci sono tantissimi musicisti di personalità che arrivano con le loro idee, però dare a queste idee una forma più solida e che raggiunga determinati requisiti, tra virgolette, perché che questo brano possa competere, okay, con i brani che si sentono nelle varie playlist delle radio, eccetera, eccetera, occorre, come dire, un background molto più ampio di quello che il musicista spesso ha, e quindi si rivolge a un produttore che è a sua volta stato musicista, che ha incontrato quei problemi prima di lui, li ha portati avanti e quindi ha un'esperienza, tra virgolette, un po' più ampia per risolvere certe problematiche. Quindi io fondamentalmente, da produttore, non faccio altro che prendere l'idea del musicista
e cercare di dargli una, di portare questa idea a una, come dire, a un livello che soddisfa il musicista, soddisfa gli ascoltatori e quindi portarlo a dei requisiti d'ascolto un po' più solidi. Ecco. Questo è quello che credo sia il lavoro del produttore, quindi quello che io faccio. Poi. Come si diventa produttore, secondo te? Cioè, esistono tanti modi, ma insomma, se dovessi sintetizzarne uno, per quella che è la tua esperienza, una persona che magari si iscrive alla nostra scuola, che la ricordiamo, Recording Turbo System, www.recordingturbosystem.it, e poi vuole fare il produttore, no? Conosce altre band, vuole diventare un produttore, come fa? Bella domanda. Ovviamente, come hai già detto, ci saranno moltissimi modi, io conosco solo il mio, ed è tutto, ripeto, nato dalla esperienza personale legata al rapporto con gli altri. È diventato questo mestiere, è diventato tale perché prestavo la mia opera a tutti i miei amici che me lo chiedevano, e questo è diventato il vai da lui perché lui quelle cose le sa fare e ti aiuta nella scrittura. Cioè, la tua opera sarebbe comunque la scrittura del... La mia opera sarebbe il lavoro su un software, la scrittura musicale, il mixaggio, tutto quello che è il far diventare un'idea, un brano, era legato al i miei amici, le persone che io frequentavo, tutti i musicisti che conoscevo, sapevano che io facevo questo, quindi è nato sostanzialmente dal passaparola questo discorso, ed è nato veramente dal basso, no? Quindi nasce sempre nell'ambiente in cui sei e con le persone che conosci. Difficilmente si diventa produttori perché si contatta qualcuno dall'altra parte del mondo, no? Perché per tutta una serie di difficoltà linguistiche, di intenzioni musicali, di cultura, nasce dal basso, nasce dalle persone che si conoscono. Tu presti le tue come dire, capacità, le tue esperienze, e di fatto diventa che tutti lo sanno, diventa che tutti i tuoi amici ti chiedono, e poi gli amici degli amici, e quindi i cosiddetti clienti, e quindi le band, e poi si arriva anche che si ha un portfolio, si ha un curriculum, si fanno delle, e grazie a questo tu puoi tentare di farti vedere, farti notare, si ha un mercato nel luogo in cui si vive, quindi nel mio caso l'Italia ovviamente, e con questo portfolio, questo mercato, si può tentare di bussare a qualche porta, dire io faccio queste cose, le faccio così, le faccio nel mio paese, e quindi si cominciano a superare certe barriere, no? In forza del fatto che comunque tu hai già fatto quei 40-50 dischi, li hai comunque fatti uscire. 40-50, ok, interessante come numero. Io sto parlando ovviamente della mia esperienza personale, io mi ritengo produttore perché non ne ho fatto diversi, e di conseguenza vengo anche retribuito per fare questa cosa, quindi è un lavoro a tutti gli effetti, e dal momento in cui continuamente faccio album, continuamente mi metto in discussione per portare il livello sonoro di songwriting sempre in maniera più alta, e quindi necessariamente diventa una scuola, diventa un'esperienza che io ho e posso vantare nei confronti di qualsiasi persona che abita da qualsiasi parte del mondo, perché le cose le faccio e dimostro di farle continuamente, quindi posso cercare di lavorare su una colonna sonora, cercare di altre strade che non sono necessariamente il lavorare con una band, ok? Quindi con un musicista che ti chiede di tradurre le sue idee, ma arrivato a tradurre le idee degli altri potrei anche cercare di cominciare a ritradurre le mie, e quindi lavorare meno a contatto con dei clienti che sono musicisti, ma lavorare più a contatto con clienti che hanno
esigenze diverse dalla musica, che la vogliono già fatta, già ben strutturata, perché la devono abbinare a delle immagini, per esempio, o perché la devono abbinare a delle applicazioni, altro esempio, di cose che sono considerate comuni oggi nel mondo, un'applicazione per telefono, oppure una pubblicità, oppure un video, oppure un film, perché no? Quindi musiche per soundtrack, come dire, no? Quindi tutte cose che hanno meno a che vedere col cliente diretto musicista, ma che hanno a che vedere con il cliente che sostanzialmente ti ordina il brano e ti dice: mi servono le orchestrazioni perché ho un'immagine di astronavi che si inseguono. Boh. E tu parti con il tuo viaggio musicale che non ha più il suono alla chitarra, ma il orchestra gli ottoni o gli archi e i timpani, eccetera, eccetera. Tutto qua. Vorrei provare a sintetizzare quello che hai appena detto, perché secondo me è interessantissimo. Dalla mia posizione privilegiata riesco a estrapolare, diciamo, le cose che magari a voi ospiti generalizzo, te per dire, te con tutti gli altri professionisti, magari sembrano delle banalità. Invece da questa parte, tra queste banalità che pensate ci siano, invece ci sono delle perle di saggezza. Quindi, provando a sintetizzare quello che hai detto, potrebbe essere che una strada tra le varie possibili sia, allora, suonare uno strumento comunque è necessario a un livello medio, insomma, giusto? Indubbiamente, per questo ti dà un determinato tipo di controllo. Suonare uno strumento, ovviamente nell'ottica della produzione, significa quando sei accordato e quando non lo sei, quando non, ovvio che tante persone suonano uno strumento e non si accorgono del che sono fuori tuning, però se vuoi fare il produttore è chiaro che la parte legata all'ascolto deve svilupparsi parecchio, quindi suonare uno strumento ti aiuta a capire quando sei in tune, quando non sei in tune, eccetera, eccetera. Quindi sicuramente suonare uno strumento. Beh, ancora prima ascoltare più dischi possibili. Con l'attenzione del produttore. Ok, quindi ci mettiamo sempre l'ascolto. Che non è l'ascolto della musica perché ballo e mi diverto, è l'ascolto, ci mancherebbe, anche quello sarebbe un capire il perché. Quindi l'ascolto legato alla comprensione, ok? Non l'ascolto legato al mi piace questo pezzo, ma perché? E cosa succede quando quando un brano da chiuso diventa aperto? Perché mi colpisce in quel momento? Cos'è successo? E quindi entrare nel dettaglio. Quindi, allora, ascolto di musica e strumento musicale con però sempre questa condizione di ascolto, no? Ascolto produttivo. Certo, ti aiuta a capire, ascolti un brano, com'è quel ritornello, lo suoni, dici, ah è così, e perché, eccetera, eccetera. Ok, dopodiché c'è un software di mezzo, quindi avere l'abilità tecnica di... Sì, grazie a Dio c'è un software, una volta c'era il mangianastri, oggi c'è il software. Ci sono dei signori software, un po' indifferente quale, no? Nel senso che uno poi... Chiaramente ho le mie preferenze, ma non mi sembra il caso... Ma puoi dirla, non è che nessuno... Perché no? Tu cosa preferisci? Ma facciamole tanto, chi se ne frega? Voglio essere pagato per farlo. No, sappiamo tutti che non sei pagato. Che cosa usi? Pro Tools. Ah, Pro Tools. Ok. Quindi serve comunque un software e a quel punto un altro tassello fondamentale che hai detto, non dobbiamo farlo sfuggire, è il discorso delle relazioni, no? Quindi... far sapere a tante persone che stai facendo questo, aiutare gli amici, si parte prima gratis, no? Immagino. Io l'ho sempre fatto gratis, io ho fatto non so quanti demo gratuitamente perché mi piaceva, perché non imparate gente, imparate, ascoltate col cervello. Credo sia un discorso legato all'età, nel senso che... comunque io le prime cose non dico che le registravo sulla cassettina, ma quasi, per me l'idea di avere un lavoro come questo è nata dopo che alcuni musicisti molto importanti della storia della musica mi hanno come dire, dato il loro assenso. Allora mi sono sentito in qualche modo autorizzato a ritenerla una possibilità,
non, diciamo che non mi è mai, forse per carattere e forse per età, passata l'idea per la testa di dire compro una scheda audio, registro un mio amico e questo mi paga. Non voglio dire che sia sbagliato farlo, non, credo, sia, non solo una, credo semplicemente sia una questione di mentalità. Io non potevo ritenermi tale, adeguato a un compito del genere, fino a quando qualcuno di molto, come dire, bravo e preparato su questi aspetti mi dice: però belle queste idee, bella questa cosa che fai, bravo. Ok, una volta che mi hanno detto questo, ho detto: se lo dice lui, forse è vero, ma difficilmente ho bisogno del, come dire, c'è bisogno di una risposta dal mondo per definirsi. Ecco, quanto tempo è passato da quando hai iniziato a registrare sulle cassette, tra virgolette, a che questi personaggi ti hanno incoronato come produttore, insomma? Ecco. Ti direi 6-7 anni. 6-7 anni di duro lavoro per gli amici, per... Tutto gratuito, scusa, 7 anni gratis? Beh, stiamo parlando del periodo in cui ero uno studente, ero all'università e facevo tutt'altro, quindi diventava un... cioè suonare nelle sale prove era una passione per me, lo facevo molto volentieri. Ti sto parlando di quando avevo 18 anni, fino a quando ne avevo 24, 25 e facevo altro, nel senso... studiavo all'università, facevo lo studente, quindi non era un problema per me registrare la mia idea e se un amico aveva bisogno registrare anche la sua, era proprio un passatempo, una passione. E fondamentalmente, mentre sei studente, si perdono molti più anni in cose molto più stupide, credo. quindi voglio dire, non credo di averci messo troppo tempo e non credo di averlo buttato via soprattutto, quindi non è neanche così tanto. C'è anche da dire che quando facevo queste cose non c'erano i corsi come il tuo e probabilmente con un aiuto del genere ci sarebbe voluto meno tempo. Ti avresti messo meno tempo, certo. Meno tempo, ecco, perché comunque avevi già qualcuno che ti faceva vedere dove, cosa fare, eccetera, eccetera. Quindi probabilmente... Ecco, molto, molto schiettamente... un tuo coetaneo, diciamo, una persona un po' più in là con gli anni, che dice, un giorno si sveglia e dice: cazzo, io volevo fare musicista, volevo fare il produttore, non ho ancora fatto niente, parto, non so da dove partire, ma voglio partire, voglio fare qualcosa. Che possibilità ci sono dove può arrivare, come deve muoversi? Io sinceramente credo che se entro i 30 anni non hai fatto o non hai avuto la possibilità di fare o lavorare con musicisti di grosso calibro, credo che le possibilità si riducano enormemente. Perché dici questo? Perché da cosa deriva questo ragionamento che fai? Perché credo che innanzitutto o sei un guru o sei quindi Rick Rubin o Brian Eno o Alan Parsons, quei produttori che sono produttori dagli anni 70 tra un po' e lo saranno per sempre, o si è molto legati ai tempi, alla continuo rinnovarsi, perché oggi è un lavoro veramente legato moltissimo alla tecnologia, quindi la forza, l'energia di stare sempre aggiornati, di stare al passo coi tempi, con l'età per forza cala, diminuisce, no? E quindi se non hai già, non ti sei ritagliato una fetta di mercato che segue il tuo modo di fare le cose, perché è un po' anche una moda, no? Escono sempre giovani produttori che fanno questo, questo e quest'altro, però difficilmente rimangono sulla cresta dell'onda per 20 anni, ok? Non si è ancora verificato questo fenomeno, quindi in qualche modo devi arrivare, e devi arrivare con una freschezza mentale per poterti aggiornare, per poterti rinnovare, per poter stare al passo coi tempi, vedere cosa cambia nel mondo. E questa cosa ce l'hai quando hai 20 anni, quando ne hai 30, quando ne hai 40 un po' di meno, quando ne hai 50 diventa difficile, quando ne hai 60 difficilmente viene la band di ragazzini a fare il disco da te, a meno che non ti chiami Brian Eno,
allora vengono i Coldplay, ma Brian Eno ce n'è uno, ok? Quindi insomma credo che ci sia un'età e credo che sia, come dire, non così avanti nel tempo. Ok, io ho parecchi studenti che, devo dire la maggior parte, che in realtà sono avanti negli anni, nel senso ho pochi ragazzini e invece ho molte persone dai 35, 40, anche 50. Che cosa diciamo a loro? Cioè, fino a dove si può arrivare, secondo te, in maniera molto, molto pratica? Giusto, cioè, e secondo me è giusto dare le giuste informazioni, non frantumare neanche completamente i sogni, però neanche dire puoi fare qualsiasi cosa. Quindi mi sta molto bene il discorso schietto che hai fatto fino adesso. Troviamo la parte, diciamo, positiva. Dove possono arrivare queste persone? Ma solo Dio lo sa, nel senso, dove possono arrivare? Penso ovunque. Se sono persone di estremo talento, con idee e con una buona dose di competenze tecniche, e lì spetta un po', come dire, a te e alla tua scuola fornire questi tipi di strumenti, credo che non ci siano limiti. Dopodiché credo che ci sia una difficoltà oggettiva in una persona di 35 anni nella capacità di rinnovarsi, quindi credo che possano arrivare ovunque con gli strumenti che la scuola fornisce, ma una volta slegati dalla scuola, quindi dal tipo di competenze che la scuola dà, il poter mettere in discussione, quindi riadattarle al mondo, diventi più complicato per una persona di 36-37 anni che per un ragazzino di 20, ma lo vediamo in tutto quello che riguarda l'informatica in generale. I programmatori sono sempre vecchi a 30 anni, perché di ragazzini che masticano microchip e fanno colazione con microchip e latte, sono, cioè, il mondo è così, no? Quindi credo che possano arrivare ovunque, ma credo che debbano farlo in un tempo relativamente brevissimo, cioè escono da una scuola con le idee chiare, incontrano musicisti, buttano giù le loro idee, arrivano ovunque. Diventa difficile creare una carriera duratura nel tempo, che abbia uno sviluppo nel tempo. Quindi se escono a 36 anni difficilmente arrivano a 50. Questo sto dicendo. Perché? Okay. Perché perché quante cose cambieranno? Quanto dovranno mettersi in discussione? Qui ogni 5 anni parte tutto da zero. Hai capito? Cambiano i software, cambiano continuamente le macchine, cambiano, già aggiornarsi diventa difficile, ci vuole molta energia, quindi credo che le possibilità siano pressoché illimitate. Beh, è interessante, però aspetta, mi piace sempre trovare, diciamo, l'angolatura positiva della cosa. Se uno trova il modo di rinnovare questa energia, quindi qua stiamo parlando di un lavoro fondamentalmente personale fatto sulla propria persona, e di mantenersi fresco, di non lasciarsi, diciamo, trasportare dalla corrente degli anni, per quanto è possibile, però, diciamo, ha una marcia in più rispetto a chi se ne frega e va avanti così, insomma, no? Questo non c'è dubbio, e riguarda, credo, la vita in generale. Sì. Nel senso, non ha niente a che vedere con Pro Tools. Ha anche a che vedere con Pro Tools, ma anche con tutto il resto. Ha a che vedere con Pro Tools nella maniera in cui uno strumento che da un giorno in poi esiste e prima no, cambia il modo di vedere le cose, crea sostanzialmente nuovi artisti perché usano nuovi strumenti, quindi fanno cose che prima non c'erano. Questo vale per penso che valga per tutti, vale per Giotto a un certo punto, no? Avrà avuto uno strumento in più, un pigmento in più, la pittura a olio, che ne so, cioè ci sarà stato quel qualcosa che ha permesso, oltre a Raffaello o a chiunque altro, di fare un passo in avanti e di rivoluzionare qualcosa. Quindi la capacità di rinnovarsi, rinnovarsi significa, attenzione, è una cosa abbastanza, slegarsi dalla propria cultura e quindi dai propri convincimenti e quindi dai propri ascolti, diventa complicato, no? Per questo che dico diventa difficile con l'età, perché si imparano delle cose, ci si lega,
in qualche modo, e slegarsi diventa molto difficile. Ma se uno riesce a slegarsi, cazzo, se uno riesce a slegarsi è probabilmente un genio. È probabilmente un genio, e quindi ci sono i modi, dai. Quindi sia benvenuto, ecco. Ok, grazie intanto di questa bella panoramica, molto molto schietta, ho apprezzato molto la franchezza. Dunque, io a questo punto vorrei ancora chiederti alcune cose prima di chiudere la prima parte della nostra chiacchierata e passare alla seconda, però prima vorrei chiederti, Lumi, su questi due giganteschi nomi che abbiamo messo in locandina, Anthony Phillips e John Whitton. Sì, cosa diciamo? Vuoi raccontarci un po' qual è stata, in che veste hai collaborato e come sono andate queste esperienze, insomma, che sono sicuramente interessanti da conoscere. Certamente. Allora, Anthony Phillips, che dire, è il chitarrista, primo chitarrista, nonché fondatore della band chiamata Genesis, e quindi con Peter Gabriel alla voce, Phil Collins alla batteria, alla voce successivamente, Mike Rutherford, Tony Banks, eccetera, eccetera. Quindi giganti della storia della musica. Sostanzialmente tutti legati agli anni 70, quindi Anthony Phillips e John Wetton, bassista e cantante dei King Crimson, esattamente. Prima formazione, giusto? Non primo disco, che c'era Lake, però dischi immensi come Red, Lark Stones in Aspix, eccetera, eccetera, dischi incredibili. Il post rock, in qualche modo, e pop e prog rock, quindi fondamentalmente l'ultimo grande colpo di coda dei bianchi alla musica su partitura, fondamentalmente. Qui importanti per la storia della musica. Sicuramente i Genesis, nella figura poi di Phil Collins, nella carriera solista, importanti anche per le classifiche, ma ci interessa meno questo aspetto, ci interessa la musica perché ci interessa la qualità dei compositori. Ecco. Esperienze, che dire, esperienze molto alte dal punto di vista dal punto di vista umano, soprattutto vedere, confrontarsi con dei grandi compositori e vedere la loro totale apertura d'orecchie. Questa è la capacità di rinnovarsi di cui parlavamo prima. Stiamo parlando di persone sostanzialmente sulla sessantina e più, che fanno analisi di tutto ciò che fai, non sfugge niente. Dal momento in cui sfugge qualcosa, chiedono, e quindi avere umiltà, certo, avere queste rock star che, ma come hai fatto quella cosa lì? Quelle chitarre come le microfonate che suonano, mi piacciono così, a quell'età sono disposti a imparare qualcosa, nonostante abbiano insegnato a tanti, tanto, quindi la loro continua voglia di capire come sono fatte certe cose, come si arriva a determinati risultati. Aneddoti ce ne sarebbero parecchi, anche divertenti, di un John Wetton in crisi coniugale con la mancanza della famiglia che non becca più una nota perché è triste e quindi non è in forma, e quindi capisci che è proprio un sentire, e quando non sei in forma per sentire non senti, appunto, si chiude qualcosa e non esce nulla, quindi umiltà e capacità di comunicare anche negativamente, anche quando le cose non vanno, capacità di comunicarlo, quindi non necessariamente essere sempre l'eroe romantico, il musicista virtuoso, eccetera, eccetera, ma essere il cane che non ne becca uno, perché in quel momento non hai modo di essere lì, e quando il giorno dopo in realtà è incredibile. Quindi passare quindi i vari stati dell'umore attraverso il suono, no?
attraverso la capacità di sintetizzare il pensiero in maniera adeguata o no. Quindi ti farà capire molto, no? Dell'essere umano, del poter dire qualcosa con la musica, tutto qua. Quindi credo che la collaborazione con queste persone come si è sviluppata? Ho conosciuto un amico in un locale che era già in tournée con John Wetton e mi ha sentito suonare in questo posto con quella che era all'epoca la mia band e mi ha chiesto se ero interessato, gli è piaciuto quello che stava accadendo, credo fosse l'unica persona attenta nel posto in cui eravamo, e gli è piaciuto quello che stava succedendo, quello che stava sentendo, e mi ha avvicinato e mi ha chiesto, ma tu fai queste cose che stai facendo, mi piacerebbe fare un disco, ho i contatti con questa persona e mi piacciono molto i tuoi modi di fare musica, di dividere il tempo, le sezioni ritmiche, quindi persona estremamente competente, mi ha chiesto se mi andava di fargli sentire qualcosa, gli ho mandato un po' di MP3, sono piaciute, ha avuto il benestare da questi guru ed è partita la mia avventura, siamo stati a Londra a registrare, siamo stati... Quindi sei stato prodotto praticamente da loro? Io sono andato da loro a produrre. Quindi ho unito le mie competenze alle loro e abbiamo tirato fuori le nostre cose. È venuto John Wetton in Italia a registrare, e è venuto a casa mia, abbiamo inciso, abbiamo fatto questo promo di questo disco che si chiama 1984, che è una, come dire, rivisitazione dell'opera di Orwell da parte di Anthony Phillips. Noi abbiamo rifatto all'epoca un disco degli anni 70, forse dei primi, dell'81 in realtà, se non sbaglio, quindi fine anni 70, primi 80, fatto con tastiere e percussioni, quindi una composizione altissima, dei suoni probabilmente orribili, quindi abbiamo rivestito da capo quest'opera, è piaciuta, è uscito questo promo e vedremo, insomma, probabilmente ci saranno gli sviluppi, chissà. Quindi è in essere questa collaborazione, non stiamo parlando di tanto tempo fa. È sempre in essere, tutto è in essere, poi per questi lavori c'è sempre ci si sente, si è in contatto, c'è sempre qualcosa che può nascere, insomma, quindi non si chiude mai nulla, poi con queste persone che sempre creative, ne hanno sempre una nuova, non è che è difficile chiudere qualcosa. Senti, traiamo un ultimo insegnamento da questa cosa. È vero che non esistono più i produttori che vanno ad ascoltare nei locali, però può capitare qualche musicista ben ammanicato, quindi anche suonare in giro. Che dire, probabilmente è vero che non esiste il produttore che va a sentire la band nel locale e dice, bene, ti do 20.000 euro, facciamo un disco. Questo è veramente... Però le occasioni si creano, insomma, no? Però, certamente, anche questo ovviamente non suona la musica, ma è un buon consiglio che andate nei locali, bevetevi una birra, state lì, qualcuno incontrate. I musicisti attenti ci sono. E quindi, dal momento in cui proponete della musica, avete la possibilità di farvi sentire, ecco, non turbatevi se su 50 persone vi ascolta una persona sola, che magari è quella che vi dice, bello questo, perché non lo mi registri, oppure mi fai una cortesia, mandiamo questa cosa a quella persona là, ok? Ok, va bene, allora chiudiamo qua la prima parte, nella seconda parte ci aiuterai a comporre una canzone. Va bene, ok. Stacco. Ciao. Chiudo, a dopo. Ciao ciao. Ciao ciao ciao.